Chiamiamo Monica Trinca, Roma e Lazio. Amiche e amici, siamo in un periodo storico in cui navighiamo tutti un po' a vista, sia dal punto di vista sindacale che dal punto di vista della politica. C'è una sola cosa però che approda sempre in un luogo comune che si chiama deriva ed è quello della condizione delle lavoratrici, dei lavoratori e dei cittadini del nostro paese. Se facciamo una fotografia del paese ci rendiamo conto che se non cambiamo le cose, dirci anche che avevamo ragione conta ben poco, conta abbastanza per dirci forse che nonostante tutti i limiti che abbiamo, perché li abbiamo e ne siamo consapevoli, e dobbiamo accelerare anche quel processo di rinnovamento che abbiamo messo in campo ma che ha bisogno ancora di applicare regole, però il fatto che continuiamo ad essere l'unico soggetto a contatto diretto non solo con le lavoratrici e i lavoratori ma soprattutto con i loro bisogni, siamo l'unico soggetto su cui fare riferimento in grado soprattutto di dare un orientamento. Noi non abbiamo tutte le risposte e allora proviamo a farci le domande giuste, perché forse attraverso le domande scopriamo che le donne in questo contesto veramente possono essere soggetto di cambiamento, perché hanno la cultura, hanno la forza, hanno i saperi per poter essere soggetti di trasformazione e per poter assolvere alle responsabilità fino in fondo. E proviamo a fare un percorso che provi a dire a tutti alcune cose molto semplici. Abbiamo la necessità di ristrutturarci, fare scelte nel merito e assumere la democrazia paritaria come valore, perché noi siamo un paese portatore di diseguaglianze, perché noi non viviamo in una democrazia paritaria, ce ne accorgiamo tutti i giorni. Perché quei famosi principi di non discriminazione che segnano un punto fondamentale anche di cambiamento della cultura e di approccio rispetto ai diritti delle donne nel lavoro, nella società, che dovevano guardare a una società paritaria, hanno visto invece le donne pagare il prezzo più alto. E questo lo abbiamo visto nella continuità delle misure di austerità e di taglio alle spese messe in campo dalla politica, che hanno significato una cosa molto semplice. Ha significato il taglio dei diritti essenziali e prevalentemente tagli al welfare, alla sanità e alla salute. Ma se arretra lo spazio pubblico, chi è che colma quel vuoto? In una situazione di crisi dove arretra lo spazio pubblico, i bisogni diventano un problema delle persone. E allora, se chiudono gli asili nido, se manca l'assistenza domiciliare integrata, se non funziona il trasporto pubblico locale, c'è solo un soggetto che risponde a tutte queste domande, dove arretra il welfare pubblico, il welfare sostitutivo è dato straordinariamente dal lavoro delle donne, da quel lavoro che diventa lavoro complementare al lavoro ordinario. E proviamo allora a vedere qual è l'impatto della contrattazione nella crisi e nella crisi sui generi. Ci siamo resi conto che il modello contrattuale che abbiamo in vigore in questi anni non è stato adeguato a dare le risposte ai cambiamenti che si sono prodotti. L'assenza anche di politiche industriali, di mancanza di investimenti, ha ridotto la base occupazionale ed ha soprattutto ridotto la base di impresa. E cos'è cambiato dal punto di vista della contrattazione per le donne? È cambiato che sempre più si è ristretto lo spazio di tutela del contratto nazionale, questo in generale, ma sulle donne la legislazione combinata ai contratti nazionali ha avuto un effetto totalmente differenziato, come per esempio nella salute e sicurezza e nella maternità. Su questi due punti abbiamo visto segnali di arretramento pesantissimo per le donne. E allora forse quello su cui ci si interroga. Alcune risposte possono venire dalla contrattazione nazionale, ma proprio se guardiamo ai nuovi bisogni del lavoro al femminile, gran parte deve anche arrivare alla contrattazione decentrata, perché dobbiamo avvicinarci proprio in termini di prossimità a dove materialmente lavorano le lavoratrici e i lavoratori, perché possiamo dire che
Se ci sono, per esempio, lavori soggetti a mobilità territoriale, possiamo dire che quella mobilità territoriale, forse per quanto riguarda le donne, ha un impatto diverso rispetto agli uomini. E allora, se è vero che noi dobbiamo abbattere alcuni stereotipi, e cioè che non ci sono lavori maschili, ma non ci sono neanche lavori neutri, noi dobbiamo dire che anche nel lavoro le differenze ci sono. E noi non vogliamo la parificazione di condizioni diseguali, noi abbiamo delle differenze che rivendichiamo. Dobbiamo avere risposte differenti, ma dobbiamo avere parità nei diritti, perché l'obiettivo dell'uguaglianza e della parità dei diritti non può creare anche attraverso la contrattazione ulteriori diseguaglianze, perché in questo rischiamo di essere noi stessi gli agenti della divergenza. E proviamo allora a dire che la nostra contrattazione deve avere un orientamento di inclusività, perché noi dobbiamo costruire un modello di lavoro in cui le condizioni siano favorevoli alle donne. Dobbiamo elaborare un piano di incentivi per le assunzioni che guardi alle donne e ai giovani, che passi attraverso i contratti e la contrattazione, che sfidi il governo e le imprese. Dobbiamo puntare allo sviluppo di piani di formazione e politiche di genere che favoriscano l'accesso al lavoro. Dobbiamo poter intervenire sull'organizzazione aziendale per rivedere quei modelli organizzativi maschili a partire dalla rivisitazione degli orari. Dobbiamo puntare ad un modello di welfare di tipo sistemico, cioè flessibile ed adattabile. Dobbiamo estendere una politica di conciliazione che non sia solo per le donne, ma distributiva. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo comune e ambizioso di rinnovare il mondo del lavoro con la consapevolezza che il rinnovamento passa anche attraverso una pari opportunità, perché a quelli che ci dicono che dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna, noi pensiamo piuttosto che dietro a una grande donna ci sia spesso un uomo molto perplesso. Quando noi diciamo che dobbiamo cambiare anche noi il sindacato, il rapporto tra i generi all'interno del sindacato, ecco, vorremmo partire da questo. Vorremmo partire dall'accettazione del fatto che non siamo una società paritaria, che un po' di strada la norma discriminatoria ce l'ha fatta fare, ma è rispetto a come noi ricostruiamo la nostra proposta sindacale che abbiamo bisogno di fare in modo che quei tanti amici e compagni che continuano ad essere perplessi possano continuare ad essere perplessi, ma che anche noi molto spesso siamo perplesse nei confronti di quei tanti amici e compagni che sono talvolta gli stessi nostri compagni di strada.